Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Visionaire e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Iniziamo subito dalla decima e ultima posizione, dove troviamo la prima nuova entrata, la commedia Instructions Not Included. La storia del playboy costretto a reinventarsi papà single incassa 64.679 euro. Nona posizione per il film d'animazione Goal, che alla sua quinta settimana in sala guadagna 69.500 euro e recupera una posizione rispetto alla scorsa settimana, rallentando così di fatto la sua uscita dalla classifica. Saliamo all'ottavo posto, dove incontriamo un altro cartone animato che invece perde due posizioni. Il Magico Mondo di Oz incassa 109.953 euro. In discesa anche il film sul settimo gradino, X-Men Giorni di un futuro passato, perde due posizioni e incassa 121.433 euro. A questo proposito, sulla pagina Facebook di Visionaire, il nostro amico Ivan Campagna scrive che questo è un capitolo ben riuscito della saga. Il film riesce a mantenere in piedi la linea temporale della storia, anche se a volte ci sono degli eventi un po' forzati che rischiano di mandare in confusione anche lo spettatore più attento. Ma saliamo ora al sesto posto, dove troviamo un altro film di fantascienza in discesa. Si tratta di Edge of Tomorrow, senza domani. Tom Cruise ed Emily Blunt incassano comunque altri 153.242 euro. Quinta posizione per l'ultimo film diretto da Clint Eastwood, Jersey Boys. La storia dei Four Seasons fa segnare un incasso di 184.413 euro ed è proprio questo il film che ha visto un'altra amica di Visionaire. Eva Terranova Matricardi ha scritto che il film, tratto da uno dei più famosi musical di Broadway, è veramente piacevole, ricco di musica anni 50 e 60 e che da un maestro del cinema come Clint Eastwood non ci si poteva aspettare di meno. Saliamo al quarto posto con un evento speciale, l'uscita solo per 3 giorni del film animato La città incantata del maestro Hayao Miyazaki, che è riuscito ad incassare 201.413 euro. Ma ora è arrivato il momento di scoprire il podio, ovvero i 3 film più visti dell'ultimo weekend. Medaglia di bronzo per una nuova entrata, la commedia The Big Wedding, che poteva contare su un cast di stelle capitanato da Robert De Niro e che ha incassato 238.008 euro. Al secondo posto questa settimana troviamo ancora Tutte contro di lui, The Other Woman. Questa commedia al femminile incassa 338.143 euro, ma incassa anche un'azione legale, quella di Paolo Limiti, che ha fatto causa alla 20th Century Fox perché, secondo lui, la pellicola sarebbe un plagio del suo libro del 99, Bugiardo e Incosciente. E per la quinta settimana di seguito la corona di regina del botteghino rimane saldamente in testa ad Angelina Jolie con Maleficent, che incassa 445.934 euro e porta l'incasso totale a 12.565.408 euro, diventando così il primo incasso dell'anno, davanti a Un boss in salotto e The Wolf of Wall Street di Scorsese. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo su Facebook e sul canale YouTube. A presto e buon cinema a tutti!